affidiamoci a sé. Per cui, quando noi celebriamo il mistero, la realtà di Dio si rende presente e Dio ci affida a sé. E quindi questo è il grande mistero. Il mistero per eccellenza è proprio Gesù, che è Dio nascosto e si rivela, e attraverso il suo Vangelo, attraverso la sua vita, ci affida a sé, ci fa diventare una cosa sola con Lui. E questo avviene in modo particolare durante la fine e anche sacramenti per la nostra vita. Ora, questo grande mistero di Gesù viene riflettuto, viene pensato, viene vissuto in alcuni segmenti, in alcune realtà piccole, perché il mistero di Gesù è troppo grande. Ci perdiamo in Dio. Allora, per vivere noi questo grande mistero e soprattutto per pensarci, per amare, per contemplare, per viverlo, abbiamo diviso questo unico mistero in tanti piccoli misteri che ci fanno vivere un aspetto della vita di Gesù. In effetti, quando noi contempliamo i cinque misteri della passione, che cosa facciamo? Non contempliamo Gesù per il primo mistero della processione del Santo, qual è Gesù? Non ha l'orto. Thank you.
manifesta la sua legalità in maniera diversa attraverso il servizio e ci insegna che i grandi del mondo sono piccoli, i piccoli del mondo sono grandi. Per cui la Madonna dice nel Magnificat: il Signore disperde superbi nei pensieri del loro cuore e innalza gli umili. E tant'è vero che poi il Signore predice la parola dei pubblicani e la parola dei peccatori, non perché devono rimanere pubblicani e peccatori, ma perché sono disposti a raccogliere la parola di Dio. Allora i grandi del mondo, secondo i Vangeli,
servire, mi
Thank you.
pensare.